religioni diverse, ma però anche lui ha incrociato Ostia e l'ha vista, l'ha vissuta da dentro, da una postazione molto, per certi versi, privilegiata, ma anche, e sono contento che Roberto, che oggi fa tutt'altro, però fa il giornalista del Corriere della Sera, chi legge il Corriere, una firma abbastanza frequente, vivente, e mi ha fatto piacere che abbia accettato di moderare lui questo, questo incontro, perché ha cognizione di causa. Quindi io gli passo subito la parola, ovviamente anche ombra il pubblico. Grazie ancora Roberto, grazie Federica, grazie Stefano. Grazie a te Stefano per aver pensato e proposto al PD questo incontro. A Torino è importante ricevere Federica Angeli. Importante ricevere Federica Angeli perché anche qui, anche a Torino, merita l'abbraccio che tutti noi, sono sicuro, alla fine di questo incontro le faremo sentire, perché questo libro è la storia di una donna che testardamente, con una incredibile energia, mette a rischio se stessa, la sua famiglia, il rapporto con suo marito, per far emergere la verità. E ha ragione Stefano a dire che l'attività di Federica si è incrociata con il lavoro di molti, anche con quello di Franco Mirabelli, che all'epoca dei fatti era il capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Parlamentare Antimafia. Ma proviamo a collocarla quest'epoca dei fatti. Siamo nel 2013. Roma stava vivendo una stagione di cambiamenti molto forte, che via via prendeva forma e corpo con il passare dei mesi. Parallelamente a quegli anni, in quel periodo, stava lavorando ad un'inchiesta Federica Angeli sul suo territorio, sul suo quartiere, sulla sua città, su Ostia. Che cosa stava accadendo a Roma nel 2013? C'è stata l'elezione di Papa Francesco, perché non dimentichiamo che il Santo Padre non è soltanto il capo della Chiesa Cattolica, ma è anche il Vescovo di Roma, ed è una funzione che Papa Francesco ha voluto da subito incarnare in modo pieno, forte della sua esperienza in Argentina, dove i vescovi si occupano veramente della città. E quindi Papa Francesco a Roma, quando arriva, comincia a occuparsi della diocesi romana. Contemporaneamente cambia il procuratore della Repubblica a Roma, arriva Pignatone, e Piazzale Clodio, dove ha sede sia la procura sia parte del tribunale di Roma, diventa sempre meno il cosiddetto porto delle nebbie. E poi anche in città si verifica una svolta. Dopo 5 anni dal saluto romano che aveva inneggiato all'arrivo di Gianni Alemanno sulle scale del Campidoglio, arriva il marziano, arriva Ignazio Marino, che diventa sindaco della città. In questo contesto si sviluppa un'inchiesta che soltanto negli anni a venire ci darà alcuni numeri, e anch'io vi voglio dare questi numeri. Nel 2017 il presidente della sezione del Tribunale di Roma, che si occupa di confische e beni alle mafie, ha confiscato e sequestrato beni per 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro in un anno, in una regione il cui patrimonio totale confiscato alle mafie è di circa 7 miliardi. In questo contesto Ostia la gioca da padrone, perché degli 1,5 miliardi di euro sequestrati e confiscati alle mafie, 500 milioni arrivano da Ostia. Eppure lo stesso prefetto, che dopo la pubblicazione dell'inchiesta di Federica Angeli del 20 luglio sull'online di Repubblica, dispone la scorta per Federica Angeli, in un'intervista in quei giorni dice che la mafia a Roma non esiste. La mafia a Roma non esiste, ciò che stiamo vedendo è soltanto
un'organizzazione criminale strutturata. E allora l'inchiesta di Federica Angeli si scontra con quest'idea, cioè che a Roma la mafia non esiste. Allora la prima domanda che io faccio a Federica è: ma a Roma la mafia esiste, sì o no? Bene, buonasera a tutti, sono veramente contenta di essere qui e di guardarci negli occhi. Qualcuno di voi mi sembra di conoscerlo dai social e quindi per me è un piacere poi poterci stringere la mano e abbracciare. E la mafia esiste a Roma? La mafia a Roma per molti non esiste, pensate che non ha neanche un nome. Cioè, mentre appunto quella siciliana è Cosa Nostra, quella calabrese è l'Andrangheta, quella campana è la Camorra, a Roma la mafia non ha un nome. E questo è già un primo grande problema sociale e culturale, perché non voler vedere l'esistenza di qualcosa appunto tale che neanche ne si dà un nome significa proprio rifiutare l'idea di dover affrontare eventualmente un problema che invece è ben radicato. Ma questo, diciamo, non vedere la mafia riguarda appunto non solo il sentire comune dei cittadini, ma anche la magistratura, quella che noi cronisti di giudiziaria di nera per anni abbiamo chiamato la procura delle nebbie, perché non usciva un'inchiesta per mafia o una sentenza, quindi anche e soprattutto la magistratura giudicante per mafia. Pensate dai tempi della banda della Magliana, che voglio dire chi non conosce in tutta Italia, dove c'erano tutti i connotati, se vogliamo, dell'articolo del codice penale che parla di mafia, che è il 416 bis, c'erano omicidi, c'era controllo del territorio. In Cassazione non ha avuto il bollo di essere un'associazione mafiosa, ma semplicemente un'associazione a delinquere semplice. Quindi quando ti trovi sul campo, perché io sono una cronista a cui piace lavorare sul campo e non sono capace, diciamo, di lavorare dietro una scrivania, io devo sentire, respirare gli umori delle persone, le sensazioni, le paure, i disagi per poterli poi rappresentare al mio lettore. Quando sei l'unica voce fuori dal coro, succede inevitabilmente in un paese come l'Italia che la visionaria, la matta, quella che forse ha frainteso perché è femmina, quindi si è spaventata. Questo mi è stato detto ad esempio quando sono stata sequestrata in una stanza mentre ero lì a fare un'inchiesta del clan Spada in una stanza di uno stabilimento, e mi diceva che mi avrebbe sparato in testa, che avrebbe cominciato a far del male a mia figlia se non avessi consegnato la telecamera con cui avevo immortalato tutto quello che c'era da immortalare, ovvero che quel lido di Ostia, immaginate, Ostia è un quartiere di Roma, è il mare della capitale, il cui oro naturalmente sono gli stabilimenti balneari. E quindi io dove vado a cercare il primo elemento per vedere come si erano i clan impossessati dell'economia sana? Vado e cerco negli stabilimenti balneari e trovo quello che volevo. Ecco, molte persone quando poi raccontavo, ragazzi, questi mi hanno tenuto chiusi in una stanza, mi hanno detto che avrebbero ucciso mia figlia, mi hanno detto che mi conoscevano perché ovviamente sono nata e cresciuta a Ostia, hanno pensato bene di dirmi: ma forse hai esagerato, forse hai capito male, ti sparo in testa, è anche un po' un modo di dire. Sì, un modo di dire tipico per quel che mi riguarda della mafia. E in questa inchiesta che io poi nel 2013 feci su Ostia, io iniziai a parlare di mafia romana, cioè che parla l'accento romano, non 'ndrangheta, non personaggi delle altre mafie che si erano trasferiti a Roma riciclando il loro denaro sporco investito in attività commerciali. Io parlavo proprio di una mafia autoctona che parlava appunto a oh, donnamo che famo te sparo d'ammazzo, che parlava l'accento romano. E partì, diciamo, ricostruendo proprio col codice penale alla mano tutti i connotati del 416 bis. E più indagavo, più andavo avanti, più mi tornava tutto, con la complicità della pubblica amministrazione, delle forze dell'ordine, di quella parte sana da cui non te l'aspetti e che invece è funzionale alle mafie, perché senza la loro complicità pubblica amministrazione, politici non arriverebbero da nessuna parte, secondo il mio modesto punto di vista. E invece scoprì questo mix, questo intreccio omicidiale. Uno dei primi che mi ha creduto e che ha sposato diciamo questa mia inchiesta è proprio Stefano Esposito. Stefano Esposito mi chiamò quando gli affidarono
lo fecero commissario del PD in quel quartiere. Orfini lo nominò commissario del PD proprio ad Ostia, perché avevamo avuto un guaio col presidente di municipio, una persona del PD che dopo, diciamo, la nomina di Esposito, dopo 2-3 mesi fu arrestato nell'inchiesta Mafia Capitale, non per mafia ma per corruzione. E quindi lui arrivò ad Ostia, quando gli affidarono Ostia, la prima cosa che fece fu chiamarmi perché aveva letto le mie inchieste. Quindi ci incontrammo a cena, e questo poi racconto nel libro, e ci confrontammo su molte cose. E lui dice: ok, adesso ho il quadro della situazione. E mi si riempì il cuore ovviamente di speranza, perché fino a quel momento ero stata una voce, l'unica, ma non solo nel mio mondo, nel mondo del giornalismo. Molti anche del PD locale avevano evidentemente sottovalutato, perché il rischio di stare in un quartiere e di abituarsi a quelle dinamiche, a quelle regole capovolte, di trovare normale ciò che normale non è. Anche io sono nata e cresciuta lì, eppure mi rendevo conto che andare in un negozio e dire vuoi e non te lo brucio, dammi i soldi, è pizzo, cioè non è una cosa normale per il quieto vivere, come mi sentivo di, vabbè, uno per il quieto vivere che non ti ridà 200 euro, ma a che titolo? Perché? Che quieto vivere è abbassare e chinare la testa di fronte alla mafia? Quindi sostanzialmente sì, la mafia a Roma esiste.